Prego tutti i partecipanti alla conferenza stampa di accomodarsi, perché abbiamo, voi sapete che le conferenze stampa alla Camera hanno un tempo limitato, abbiamo tempo fino a mezzogiorno e mezzo, per cui chiedo a tutti interventi brevi e, per dare la possibilità a tutti di intervenire. Io mi presento, sono Alessandro Zan, deputato di Sinistra Ecologia e Libertà, che con gli organizzatori del Palermo Pride e del Roma Pride abbiamo organizzato questa conferenza stampa. Saluto tutti i presenti, ci sono Titti De Simone per il Palermo Pride, Andrea Maccarrone per Roma Pride, Maria Grazia Cucinotta che è testimonial eccellente d'eccezione per il Palermo Pride, il governatore della Regione Sicilia Rosario Crocetta e il sindaco di Palermo Leo Luca Orlando, in più tanti altri amici, deputati, senatori, presidente dell'Arcigay Flavio Romani e Marco De Giorgi che è presidente dell'UNAR, segretario dell'UNAR. Io porto questo saluto e volevo dire che il miglior modo per presentare un Pride sarebbe stato quello di dire abbiamo ottenuto dei diritti. Purtroppo i diritti in questo Paese non ce ne manco uno, questo Parlamento in questi anni non ha approvato nessuna legge né contro l'omofobia e la transfobia né per i diritti civili e dunque siamo purtroppo un Paese arretrato, uno dei più arretrati d'Europa sicuramente, ma anche del resto del mondo, perché se teniamo presente che in altri stati e in altre aree geografiche, come ad esempio l'America Latina, in quei paesi si sono dotati di leggi per la tutela delle coppie omosessuali, e questo, dal matrimonio alle unioni civili, questo ci fa capire come l'Italia, attraverso anche i Pride e queste manifestazioni, possano ulteriormente sollecitare non tanto una riflessione della cittadinanza che è già pronta e in più occasioni ha ribadito a maggioranza la volontà di approvare leggi sui diritti civili, ma soprattutto la politica che, italiana, che esprime ancora molta omofobia nelle proprie dichiarazioni. E compito anche di noi legislatori è quello di colmare questo vuoto legislativo inaccettabile e vergognoso. Domani in Commissione Giustizia sarà calendarizzata la proposta di legge contro l'omofobia e la transfobia, che ha ottenuto alla Camera moltissime adesioni da parte di parlamentari, più di 200, dunque stiamo parlando di una delle leggi che nella storia repubblicana ha avuto più adesioni di tutte, e questo dovrebbe accelerare l'iter parlamentare per l'approvazione di una legge che serve appunto a colpire i crimini d'odio nei confronti delle persone omosessuali e transessuali e tutte le violenze fisiche e verbali che vengono perpetrate quotidianamente nel nostro Paese. E in più alcuni di noi, alcuni deputati, alcuni senatori hanno presentato la proposta di legge sul matrimonio, che è uno dei punti della piattaforma programmatica dei Pride, che vorremmo portare avanti, nel senso che in una Repubblica, Repubblica che ha una Costituzione molto avanzata, che prevede, impone la parità di diritti e la parità di trattamento per tutti i cittadini, non si capisce perché un contratto come quello del matrimonio, un istituto giuridico che viene fatto dinanzi a due persone adulte responsabili che chiedono dei diritti in cambio dell'adempimento dei doveri, non si capisce perché questo non possa essere esteso a le stesse due persone che però, a differenza di quello che è consentito, hanno lo stesso sesso. Dunque è un fatto di cittadinanza, di uguaglianza, di pari dignità sociale, come chiede la nostra Costituzione. Per cui in Parlamento inizierà una dura battaglia, cercando di coinvolgere anche forze politiche che finora si sono dimostrate resistenti a questi diritti, proprio per inaugurare una nuova stagione
parlamentare che possa portare all'approvazione di questi diritti. Io cedo subito la parola agli organizzatori del Pride e vi ringrazio della presenza. Grazie. Grazie ad Alessandro Zan per l'ospitalità, ovviamente per l'impegno che lui assieme ai tanti colleghi che si vogliono impegnare su questi temi stanno approfondendo nel Parlamento. Io sono Andrea Maccarrone, presidente del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli e portavoce del Roma Pride 2013. Intervengo subito per rappresentare innanzitutto il senso di una conferenza stampa congiunta tra Roma e Palermo, non a caso qui a Roma, non a caso qui alla Camera, nel Parlamento, perché è chiaro che tutti i Pride italiani sentono forte la necessità di rappresentare un movimento per i diritti civili unito, forte, coeso su una piattaforma condivisa di richieste, su un documento politico condiviso. E quindi non è una associazione formale o soltanto casuale, è la scelta deliberata di voler puntare diritti da tutti i Pride che si svolgeranno a giugno in Italia, quindi da Roma, ma da Palermo che è il Pride nazionale e poi dalle altre città, Catania, Vicenza, Torino, Napoli, Cagliari, Milano, Bologna. Tutti quanti i Pride che avranno in comune forti richieste di uguaglianza, di dignità, di laicità, di libertà, di diritti a questo Parlamento, a questo Paese, a queste istituzioni. E non vuol dire soltanto leggi, vuol dire anche politiche di intervento sulle questioni LGBT. Ci sono le famiglie omogenitoriali che esistono, che hanno necessità di riconoscimenti, ci sono i diritti delle persone che vogliono vedere le loro unioni e vogliono potersi sposare, ci sono le persone transessuali e trans, che sono tra le più discriminate in Italia, subiscono tantissime violenze e spesso anche dalla stampa, anche dai media, non vengono sufficientemente tutelate e riconosciute quando sono vittime di queste violenze. Sono tutte questioni centrali, l'educazione sessuale nelle scuole, la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, che vogliamo sottoporre, porre come un'agenda importante a questo Paese, per un Paese nel complesso più civile e più democratico. Rispetto a questo vi anticipo subito, perché poi ci torneremo, quanto riguarda Roma, che noi abbiamo un programma ricco, tante associazioni che fanno parte del nostro comitato promotore che si sono unite per offrire alla città, a Roma e al Paese, una piattaforma anche culturale, una piattaforma anche di eventi che sia uno spunto ricco di riflessione e di liberazione per la città e per il Paese. Io a questo punto passo immediatamente la parola alla collega portavoce del Palermo Pride, Titti De Simone, e poi, come vi dicevo, torneremo più avanti su Roma per scendere un po' più nel dettaglio. Comunque le specifiche le trovate già in cartella stampa con tutte le notizie più importanti. Grazie Andrea, buongiorno a tutti e a tutte. Innanzitutto volevo invitare il sindaco di Palermo e il presidente della regione Sicilia ad accomodarsi qui con noi, ringraziandoli molto per la loro presenza, che non è assolutamente una presenza formale, ma è appunto una presenza importante, militante, di sostegno a un appuntamento che Palermo sta vivendo con grande entusiasmo. Per la prima volta Palermo sarà appunto capitale del Pride italiano, il 22 giugno la manifestazione nazionale del Pride a Palermo, è un evento importante che la città e tutta la regione sta preparando e che sta vivendo con grande attesa. Abbiamo preparato un Pride nazionale in un paese immobile, impoverito, precario e frammentato. Un paese dove ci sono dei sintomi preoccupanti di imbarbarimento delle relazioni sociali, dove emergono ancora ferite profonde procurate da una cultura sessista, maschilista, razzista, xenofoba. Noi pensiamo che proprio in un momento di grande crisi, come quello che il paese sta attraversando, sia fondamentale rimettere al centro il tema dei diritti delle persone, dei diritti civili, dei diritti sociali insieme, e di investire fortemente nella cultura delle differenze, perché è lì che si trovano le ricette e gli antidoti migliori per poter uscire proprio da una profonda crisi come quella che stiamo vivendo e proiettare il nostro Paese in un futuro migliore. A questo si aggiunge il carattere peculiare di Palermo come capitale del Pride nazionale. La scelta non è casuale.
Palermo è una città e la Sicilia sono una terra che ha una storia, una tradizione, una posizione geografica per eccellenza importantissima, un ponte tra culture, un ponte tra continenti, non è affatto una periferia, ma la scelta stessa incoraggiata dalle istituzioni locali, dal comune, dalla regione, il comune si è speso già dallo scorso anno per la candidatura di Palermo, insomma è un territorio che punta proprio sul sud come risorsa fondamentale per far avanzare questo paese, invertendo anche degli stereotipi odiosi che spesso sono appiccicati all'immagine del nostro sud, gli stereotipi dell'arretratezza, del pregiudizio, valorizzando proprio quella vocazione di contaminazione, di dialogo che caratterizza il Sud Italia e la Sicilia e Palermo in particolare fin dall'antichità. Sarà un corteo importante, Palermo sarà invasa, lo possiamo dire, da una moltitudine di soggetti che vogliono in questo paese cambiare, avanzare, conquistare diritti civili e sociali. Per questo naturalmente la prima questione per noi fondamentale è dire che vogliamo subito pari diritti e un avanzamento legislativo, come ricordavano prima sia Andrea sia Alessandro Zan. Non passa giorno in questo paese in cui non accadano fatti di discriminazione, di violenza, soprattutto per le persone LGBT. E il sostegno e la presenza delle istituzioni che sono qui oggi tra l'altro presenti, noi ci auguriamo che sia proprio il segnale finalmente della possibilità di mettersi al lavoro concretamente dentro il Parlamento e le istituzioni perché questo avanzamento finalmente sia compiuto. Ed è questo il segnale, credo, importante della presenza, davvero, scusatemi questa parola, ma storica, che il 14 giugno, quando si aprirà il percorso del Pride con 10 giorni di grandi iniziative e manifestazioni che prenderanno vita dentro i cantieri culturali della Zisa fino alla manifestazione del 22, il 14 giugno, dicevo, veramente un momento storico perché avremo abbiamo invitato al convegno, un convegno di apertura su diritti, i diritti LGBT sono diritti umani, questo è il titolo del convegno, e avremo la Presidente della Camera, Laura Boldrini, e la Ministra per le Pari Opportunità, Josefa Idem. È per noi un grandissimo onore, per noi tutti, Comitato Promotore Palermo Pride e per tutte le associazioni nazionali che Arcigay, Arcilesbica, Famiglia Arcobaleno, MIT, AGEDO, che insieme costruiscono questo Pride, è un grandissimo onore chiaramente poter aprire con questo segnale importante. Io non voglio farla lunga perché abbiamo una cartellina stampa molto completa, dettagliata sul fitto calendario di iniziative culturali, politiche, di spettacolo che vivremo a Palermo dal 14 al 22 giugno in attesa quindi di questa bella e importante manifestazione. Questa è una battaglia che si combatte per vincere. Per vincere, lo voglio sottolineare, perché siamo convinti nella testardaggine, nell'orgoglio delle nostre esistenze, che chiaramente questa battaglia la vinceremo, ma è il momento di dare segnali importanti da questo punto di vista. E per dare un futuro e dignità alle persone LGBT in piena eguaglianza, perché vengano riconosciuti gli stessi diritti. Palermo rappresenterà questo segnale al paese intero, dialogherà anche in un contesto internazionale naturalmente. Abbiamo presenze significative anche del mondo della cultura, dello spettacolo. Qui con me, accanto a me, c'è Maria Grazia Cucinotta, che è un'amica da sempre del movimento LGBT, che è la nostra testimonial. Con Maria Grazia abbiamo cominciato da tanti anni un percorso insieme, nel 2000 siamo state insieme. Lei era testimonial del World Pride di Roma, lei c'è sempre, in un paese in cui non è sempre semplice metterci anche la faccia, come si suol dire, quindi per noi è un grande onore. Con noi ci saranno anche altre personalità, insomma, della cultura, Emma Dante, Vittoria Cabello che parteciperà alla manifestazione del 22, Eva Riccobono, Vladimir Luxuria, insomma, per citarne solo alcuni. Devo
Ricordare che questo Pride nazionale è ricco della presenza e della partecipazione di tantissimi soggetti associativi, politici, che lo rendono davvero unico. Innanzitutto le associazioni, quindi oltre a quelle nazionali che ho già citato, ma Amnesty International, la rete Lanford, grazie ad Amnesty, al lavoro che porterà il Pride nazionale, avremo anche degli attivisti dei paesi africani che sono fortemente impegnati, perché a noi interessa molto segnare questo elemento culturale e politico nel dialogo e nel confronto con queste realtà. C'è l'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni, che presenterà dopo Marco De Giorgi ce lo dirà meglio, insomma presenterà in conferenza stampa le strategie nazionali contro le discriminazioni insieme ad OSCAD, e avrà un desk in tutti i 10 giorni del Pride di Palermo proprio per significare la presenza di questa importante istituzione. Chiudo davvero rimandandovi alla cartella stampa per le questioni naturalmente più di approfondimento del programma del Pride nazionale dal 14 al 23 giugno, e dando a tutti appuntamento a Palermo per il 22, perché crediamo davvero che sarà una giornata molto importante per questo paese. Grazie. A questo punto, grazie Titti, inviterei a parlare per un breve saluto il Presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta. Buongiorno a tutti, io che... più che un breve saluto così del Presidente, invece vorrei fare qualche mia considerazione in quanto persona che ha in questi anni deciso di rendere pubblica la propria vita e la propria scelta omosessuale, che mi sento di ribadire in questa circostanza, perché questo è poi il migliore contributo, credo, che si possa dare alla causa omosessuale, senza, come dire, senza peli sulla lingua e soprattutto senza timore. Guardate, quando si pensa al fatto che uno come me è diventato Presidente della Regione, uno pensa a una felice integrazione. Invece io devo dire, in questa occasione in cui discutiamo della battaglia contro l'omofobia e della necessità di una legge sull'omofobia, che poi queste cose invece in realtà le ho pagate io, come tutti gli altri, sulla mia pelle, come le continuiamo a pagare. Io ricordo che ogni volta che sono stato candidato a qualche cosa, le questioni che sono state sollevate dal mio partito, dagli alleati, era sempre se un omosessuale poteva vincere le elezioni in Sicilia. Io le ho vinte dimostrando sostanzialmente che poi il popolo siciliano è migliore persino della propria classe dirigente. Credo che questo poi neanche nella società italiana, però anche più in generale. Vi racconto, io ieri ho ricevuto un invito per incontrare gli enti di formazione siciliane. Stiamo cercando di riformare la formazione in Sicilia, commento ovviamente non disinteressato su blog, è troppo impegnato col Gay Pride per occuparsi di questi problemi. Naturalmente era un modo per dire non ci andare a questa conferenza stampa, io invece ci sono voluto venire, sono venuto a questa conferenza e stasera incontrerò gli enti di formazione. Però guardate come, che vigliaccherie, ma queste vigliaccherie non sono, sono quotidiane, sono sottili. Perché noi sempre pensiamo, quando pensiamo all'omofobia, pensiamo sempre a qualcosa di violento che ti colpisce, invece è questo ferirti continuamente rispetto alle tue scelte di vita, rispetto al tuo io, rispetto che colpisce tutti, dal giovane metalmeccanico che lavora in una fabbrica, a chi fa l'attore o a chi occupa una carica istituzionale, che sottile. L'altro giorno sono andato a Catania a sostenere Renzo Bianco al sindaco di Catania. Commento di un giornalista, anche qui la stampa non è vero che è tutta democratica e tutta schierata. A volte anche persino i giornali democratici ospitano un sottile pregiudizio gay, e ci ritorno in un'altra citazione che mi è capitata proprio anche questa in questa settimana. Intanto dico, questo scrive su una emittente online, un tale Eliodoro, ovviamente anonimo, che dice... siccome io dicevo fatemi sentire più catanese leggendo Enzo Bianco, no?
fatemi sentire catanese. Allora questo dice catanese, Crocetta c'è stato perché faceva le sue scorribande giovanili in cerca di sensazioni, di emozioni nella Catania, che siccome Catania è considerata centro della vita notturna gay, diciamo, della Sicilia. Io solo che non ho mai frequentato i locali gay, questo non è che significa che io consideri e frequentare i locali, perché mi annoiano, cioè, scusami, mi annoia la musica sparata in locali notturni, non c'entra niente, però non capisco perché gli altri, la gente non ci possa andare, perché ho un senso anche molto privato della mia vita, è un'altra cosa, però non è che io abbia, e quindi non ho mai frequentato per ragioni queste, anche perché non avevo bisogno da Gela, giovane provinciale, di andare a Catania. Io mi sono dichiarato omosessuali da almeno 30 anni, voglio dire, non è che anche molto di più, quindi non è che avevo questo problema nella mia giovinezza di avere una doppia vita, è sempre stata molto chiara. Però come si utilizzano a volte anche le cose false, intuendo che la vita di un omosessuale debba essere necessariamente basata su queste cose, debba, si immagina l'attacco a un omosessuale, si immagina anche quando fa politica, anche quando fa altro, eccetera. L'ultimissima, un magazine nazionale, uno che se l'aspetta dall'Espresso, cosa mi chiede il giornalista dell'Espresso nella mia intervista? Ce l'ha un compagno? Ma perché doveva avere un compagno? Non ne posso avere zero, non ne posso avere tre, cento, centomila, rivendicare il mio diritto alla libertà sessuale, e che non tutto deve svolgersi dentro una famiglia monogamica, questa idea che noi omosessuali dobbiamo essere per forza come gli eterosessuali nella nostra vita sessuale, questo curiosare continuo sotto i nostri slip. Cioè, a un presidente della regione non si chiede se ha un compagno, si chiede che cosa vuole fare della Sicilia. E allora ti arrabbi, e poi siccome, questo è ancora peggio, il razzismo multiplo, siccome io praticamente ho scelto un ragazzo seleganese come mio segretario, fra l'altro sposato, con figli, laureato, nazionalità italiana, proprio, cioè il classico tipo con cui tu dici, normalmente se io mi metto accanto a uno sposato nessuno ci pensa che quello voglio dire, ci possa essere una storia come cercartela, va, voglio dire. Invece siccome è nero, cosa può essere se non una marchetta? Allora, e questo lo fanno i giornali progressisti però, lo fanno i giornali progressisti, voglio dire. Allora, su questo noi dobbiamo, io credo che la prima battaglia, e su questo, la prima battaglia, durante l'ultima campagna elettorale, i giornali che mi hanno attaccato con intere pagine sull'omosessualità sono stati i giornali tutti del nord. Non l'abbiate a male, mentre la stampa siciliana ha completamente omesso l'argomento. E allora qui c'è anche una storia, c'è una storia. Perché nel nord questa vicenda si fa diventare tutta politica, nel resto del paese, in Sicilia è un po' meno, molto di meno. E allora noi dobbiamo, il fatto che venga fatta a Palermo, io sono veramente contento, fra l'altro col sindaco Orlando stiamo lanciando l'idea di Palermo capitale europea della cultura, una battaglia che faremo, e io credo che all'interno di Palermo capitale della cultura ci deve entrare l'idea di una società dei diritti. Dobbiamo lavorare anche noi per una cittadinanza degli immigrati, Luca. Dobbiamo dare persino cittadinanze simboliche agli immigrati che sbarcano di fronte a un paese che cerca di non affrontare, che sono ai figli degli immigrati che sono nati in Sicilia, perché è un paese che vuole rimuovere continuamente la questione dei diritti. E paradossalmente coloro che dovrebbero fare seriamente questa battaglia, questi diritti ce li vorrebbero riconoscere, e finisco, mettendoci in un ghetto. Io invece credo che noi dobbiamo, la nostra battaglia non è per avere il ghetto omosessuale, ma la nostra battaglia è per fare una società veramente libera in cui questi ghetti vengano abbattuti. Grazie davvero al Presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta. Un breve saluto, davvero breve questa volta, purtroppo, al Sindaco Luca Orlando, Sindaco di Palermo. Grazie. Respiro di cittadinanza, e questo è il senso di questa iniziativa. Respiro di cittadinanza rispetto al tanfo del conformismo mortale dei luoghi comuni. Palermo non ospiterà
il Pride nazionale. Palermo lo vivrà, quindi diciamo lo vive come lo vive tutti i giorni dell'anno, convinti come siamo negli anni passati, non da sindaco, questa volta mi è capitato di farlo da sindaco, come siamo che dobbiamo in qualche modo esaltare questo bisogno di coniugare diversità ed eguaglianza. To be different, to be equal. Credo che sia esattamente questo il principio di fondo. Palermo, che si candida adesso, diceva il Presidente, capitale europea della cultura, non si candida per i suoi monumenti, perché se si candidasse per i suoi monumenti non sarebbe gara, vincerebbe sicuramente. Palermo si candida per quello che è oltre i monumenti, cioè la qualità della vita, il rispetto dei diritti, il modo col quale accoglie, dando la cittadinanza formale e onoraria a tutti i bambini nati a Palermo e che frequentano le scuole di Palermo, mandando un messaggio che Palermo non è un quadro, forse qualche realtà del nord è un quadro. Voi sapete, i quadri non hanno bisogno di cornice, hanno la loro completezza, un Antonello da Messina, un Raffaello, non sono nemico dei corniciai, non vorrei essere, ma insomma, se c'è una cornice meglio, ma insomma sostanzialmente il quadro ha una sua completezza. Il mosaico è un insieme di cocci di colore diverso. Il mosaico senza il collante o senza la cornice diventa una massa indistinta di cocci. Noi crediamo che il collante dei cocci di colore diverso debba esattamente essere l'eguaglianza, che tiene insieme in armonia un coccio bianco e un coccio nero, un coccio uomo, un coccio etero, un coccio arabo, un coccio francese. Credo sia questo il senso di questa forte partecipazione della città a questa iniziativa. Qui c'è la location che è meravigliosa, abbiamo attrezzato un'intera cittadella, esempio di archeologia industriale, qui sono i tratti del sindaco ma soprattutto quelli degli organizzatori, voglio ringraziare Titti e tutti gli organizzatori, e saranno dal 14 al 22, anzi dal 14 al 23. Sarà un periodo straordinariamente importante dove Palermo vivrà come vive il 13 e il 24, cioè convinti come siamo che la presenza del Pride nazionale a Palermo non ha nulla di violento, non ha nulla di naturale, è esattamente un segnare, un cammino che facciamo tutti i giorni dell'anno. Grazie. Grazie davvero al sindaco Orlando. Abbiamo Marta Bonafoni. Se qualcuno protesta, peggio per lui, insomma. Consigliera della Regione Lazio, che ci dà un saluto da parte della Regione Lazio. Grazie mille. Velocissima. Grazie. Velocissimissima. Per dire che sono davvero orgogliosa di quel patrocinio, sia pure ancora solitario, che vede il Roma Pride con la regione Lazio accanto, una regione che stiamo già immaginando libera, per citare anche il piglio con cui ci presentiamo al Pride della prossima settimana, libera dai pregiudizi, dalle discriminazioni, dalla paura che tanti cittadini e tante cittadine ancora provano nel camminare in questa città e nelle città della nostra regione, una regione aperta, aperta ai diritti per tutti, alla piena cittadinanza e non ai diritti con le sfumature, con le parentesi, con le virgolette. In attesa chiaramente della legislazione nazionale, che auspichiamo arrivi quanto prima, però lo dicevi tu Andrea, non ci sono solo le leggi, ci sono anche le politiche. Io credo che con il piano antidiscriminazione contro l'omofobia e la transfobia che la Regione Lazio ha già presentato, noi in questa direzione stiamo andando, a partire dalla formazione, quindi dalla cultura delle differenze, fino ad arrivare al monitoraggio dell'informazione che troppe volte si trova a discriminare con i titoli a sette colonne, e poi l'accesso ai diritti e ai servizi per tutti. La Regione può in questo senso avere delle competenze specifiche senza attese e noi ci siamo messi su quella carreggiata. Quindi per quanto mi riguarda, ormai credo da 13 anni ci vediamo al Pride in piazza. Grazie a Marta Bonafoni, alla Regione Lazio. Tra l'altro ribadisco che ci è giunto il patrocinio della Regione e anche dell'assessorato allo sport, cultura e arte di Lidia Ravera, quindi dobbiamo un doppio ringraziamento alla Regione Lazio per l'impegno che sta mettendo per il Roma Pride 2013 di quest'anno. C'è qui Marco De Giorgi, direttore dell'UNAR, che fa anche lui un brevissimo saluto. Grazie.
Sì, grazie, buongiorno a tutti. Volevo rispondere a qualche sollecitazione e spunto critico che ci ha dato il nostro amico Presidente Crocetta, che conosciamo da molto tempo, perché proprio ieri ci trovavamo a Lunar. Voi sapete, il mio ufficio tratta tutte i tipi di discriminazione, quindi anche le discriminazioni multiple, e ci trovavamo con un gruppo di studenti, abbiamo premiato dei video contro l'omofobia e la transfobia, e un gruppetto di loro poi a margine ci chiedeva proprio questo, mi diceva proprio direttamente: senta, ma il fatto che adesso i gay riescono a diventare deputati, senatori, direttori, manager, presidenti di regione, mo ci vuole, sì, dice, secondo lei vuol dire qualcosa? Tu guardi, sicuramente è un segnale, perché vuol dire che hanno superato delle barriere, però non è quello il problema e non vuol dire niente sul versante della discriminazione. Cioè l'UNAR lo sa, e noi trattiamo questo tema ogni giorno, quante violenze, quante molestie, quante discriminazioni deve subire la comunità LGBT, spesso al silenzio e spesso in un livello culturale medio-basso che per noi costituisce l'ostacolo veramente più grande. E poi che dire, il tema delle discriminazioni multiple che noi trattiamo, parliamo sempre degli LGBT, ma c'è la condizione adesso degli anziani LGBT, degli immigrati LGBT, delle donne lesbiche disabili che subiscono violenze sessuali e scambiano un gesto sessuale per un gesto di attenzione, di affettività. Cioè le problematiche sono veramente tante, e per questo l'UNAR ha deciso di mettere in campo questa strategia nazionale che presenteremo proprio a Palermo, a cominciare dal 14, verrà il ministro Idem a parlarne assieme al presidente Crocetta e al presidente della Camera. E cosa abbiamo voluto fare con questa strategia? In primo luogo abbiamo avuto un approccio pragmatico, abbiamo detto: è vero, c'è un problema normativo, ma vediamo che progetti possiamo mettere in campo a legislazione vigente. E in secondo luogo un obiettivo sfidante, abbiamo detto: proviamo a mettere in campo delle idee scomode e vediamo fin dove riusciamo a farle arrivare. E devo dire che i risultati in questo sono stati incoraggianti e speriamo di continuare in questa direzione. E concludo l'intervento dicendo solo una cosa che ci ha detto sempre un ragazzo ieri premiato delle scuole, e supportato poi da un sindaco che l'ha citato proprio nel discorso, nella premiazione di ieri, e secondo me fa proprio al caso di oggi, perché siamo in un'aula del Parlamento, siamo con associazioni LGBT che trattano questo tema da tantissimi anni, e secondo me fa proprio al caso. E ieri è stata citata questa, una frase di Oscar Wilde, molto bella, che dice proprio questo: il vero spreco della vita consiste nell'amore che non si riesce a dare, nel potere quando non si riesce ad esercitarlo, ma soprattutto nel non saper osare. E quindi noi, ecco, iniziamo ad andare in questa direzione, a lavorare con la stessa convinzione e tenacia di sempre. Grazie. Grazie a Marco De Giorgi, al lavoro che l'UNAR fa tutti i giorni per combattere e contrastare le discriminazioni. Ricordiamo, c'è stata anche la campagna, ovviamente, concordata, il piano nazionale contro le discriminazioni, la strategia nazionale che vede coinvolte tutte le associazioni. Il Pride ovviamente lavora in sintonia con questi altri momenti. Saluto della nostra cara amica, Titi già ricordava il legame con Roma, col World Pride, di Maria Grazia Cucinotta, che ci fa l'onore di essere qui con noi oggi, e voglio anch'io ringraziare di cuore. Io sono invece io che ringrazio tutti voi per coinvolgermi ogni volta e per permettermi di fare questa lotta contro i pregiudizi. Il pregiudizio per me chiude il cervello e limita la vita, non soltanto la tua ma anche degli altri, e questa è una cosa che va eliminata, perché è soltanto uno stato mentale. Quindi lavorando ogni giorno sulle menti e soprattutto su questo, eliminando il pregiudizio, riusciremo un domani ad avere un futuro felice per tutti, perché non... Spero domani di non leggere mai più su un giornale che un ragazzino si suicida perché non è stato capace di affrontare la propria omosessualità, oppure perché comunque non ce l'ha fatta a sopportare le violenze psicologiche degli altri, perché soltanto allora potremo dire che esiste un futuro felice per tutti e una vita per tutti, come quello che deve essere. Grazie. Grazie Maria Grazia. Siamo purtroppo quasi vicini alla chiusura, ma riprendo un attimo la parola per quanto riguarda il Roma Pride, che merita un attimo di attenzione. Tutti voi giornalisti, ospiti, trovate nella cartella stampa il programma degli eventi culturali, che comincia già da domani per concludersi domenica 16. È un programma molto ricco, molto vario,
ci sono diversi momenti di teatro, presentazioni di libri, azioni rivolte ai bambini con famiglie arcobaleno, momenti di riflessione su omosessualità e fede con gli omosessuali credenti, momenti di riflessione sulla Costituzione, sulla laicità, sul matrimonio egualitario. Voglio ricordare in particolare un momento importante per noi tradizionale a Roma, che è la partita Un calcio al pregiudizio, che vede impegnate donne lesbiche contro donne in politica e nelle istituzioni, che si terrà il 14 di giugno, venerdì 14 giugno alle 20, qui a Roma al centro sportivo Cotral, che come sempre vedrà impegnate appunto anche parlamentari, deputate, l'amica Marta Bonafoni, consigliera regionale e altri, e le donne lesbiche. Un momento che evidenzia come lo sport può fare superare tanti pregiudizi e tante barriere. Voglio inoltre sottolineare la nostra bella campagna di comunicazione che è partita ieri, che vedete qui rappresentata e vedete anche in cartella stampa. È una campagna che vuole con l'immagine rappresentare il senso di liberazione che noi vogliamo per Roma, un senso di coinvolgimento che va al di là delle barriere dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, quindi non solo le persone LGBTQI, ma anche le persone, i cittadini, le cittadine eterosessuali, che si sentono coinvolte in questa battaglia per la democrazia, perché io penso che quanto si parla di diritti civili, di diritti sociali, bene hanno fatto il presidente Crocetta e il sindaco Orlando a sottolineare che i diritti civili e sociali sono tanti, sono quelli degli immigrati, sono quelli dei cittadini reclusi nelle carceri, sono quelli di chi non arriva a fine mese, dei lavoratori costretti a inerpicarsi sulle torri per veder pagati i loro stipendi, e sono quelli dei cittadini e delle cittadine omosessuali e trans, che in questo paese non hanno ancora diritto di cittadinanza piena, perché si devono sempre giustificare, perché le loro famiglie non sono riconosciute, perché i loro affetti non sono tutelati, perché la nostra vita, la nostra libertà deve sempre trovare degli ostacoli, anche spesso nei vicini di casa, quando si va a scuola, nei centri sportivi. La nostra battaglia è una battaglia di liberazione importante. Roma è una città simbolo importante, è la capitale di questo paese, e noi vogliamo chiamare, invitare tutte e tutti a scendere in piazza sabato 15 giugno per il Roma Pride. Partiremo come sempre da Piazza della Repubblica per arrivare quest'anno a Piazza Venezia, quindi nel centro di Roma, toccando i luoghi simbolo della città, il Colosseo in particolare. Quindi davvero un momento importante per Roma e per il paese, il Roma Pride e il Palermo Pride, invitiamo tutti quanti e tutte quante a partecipare. In rappresentanza delle associazioni nazionali abbiamo Marilena di Famiglia Arcobaleno, che è anche del comitato del Roma Pride. Mentre lei si avvicina, io ringrazio le altre associazioni del comitato Roma Pride che con noi hanno costruito il Pride. Un attimo. Prima di passare la parola a Famiglia Arcobaleno, volevo mostrarvi, questi saranno i manifesti del Pride nazionale. Abbiamo fatto, diciamo, un lavoro di comunicazione importante, questo devo dire è piaciuto moltissimo, questo di Garibaldi è stato estremamente gettonato, ha un suo senso, un suo simbolico importante. E ricordare anche che ci sono molti artisti che saranno con noi a Palermo dal 14 al 23 giugno, voglio solo citare Roy Paci, Alma Megretta, Nada, Colapesce, Immanuel Casto, che chiuderà con un bel concerto sempre ai Cantieri Culturali della ZISA. Grazie. Ciao, grazie. Opla. Grazie a voi. Grazie. Famiglia Arcobaleno in nome anche delle altre associazioni nazionali coinvolte nei Pride. Salve a tutti, sono Marilena Grassodonia di Famiglia Arcobaleno, sono una palermitana che vive a Roma da 10 anni, quindi credo di essere una perfetta sintesi di questo momento. Porto un saluto a nome di tutte le associazioni nazionali presenti e che hanno aderito al coordinamento Pride nazionale. Famiglia Arcobaleno appunto, Arci Gay, Arci Lesbica, MIT Bologna, Coordinamento Trans Silvia Rivera, l'AGEDO, l'UAR, Amnesty. Queste sono le associazioni che lavorano ogni giorno sul territorio, rivendicando i diritti, gli stessi diritti che oggi sono riportati nella piattaforma politica sia del Pride nazionale che del Pride romano.
siamo felici di questo Pride nazionale a Palermo e di questo momento di unione di intenti tra le associazioni. Come diciamo sempre, è già stato detto prima di me, è una società che tutela i diritti di tutti, i diritti delle coppie, i diritti dei singoli, i diritti delle famiglie, i diritti dei bambini, figli di genitori omosessuali che esistono, ricordiamocelo, è una società migliore per tutti, quella stessa società che porgeremo nelle mani dei nostri figli. Grazie. Grazie anche a Marilena. Abbiamo, diciamo, 5 minuti ancora, se ci sono domande siamo a vostra disposizione. Altrimenti, come? Sì, certo. Allora, è importante dire che c'è un'onda lunga di Pride in questo paese, a partire naturalmente, diciamo, dell'appuntamento nazionale scatena un'onda lunga in questo paese. È importante, ci saranno tanti Pride in tante città italiane. Appunto voglio citare Cagliari, Napoli, Bologna, Milano, Puglia, Catania, Salerno, insomma sarà un mese di giugno di tanti Pride. Naturalmente non è sfuggito credo a nessuno e quindi vi aspettiamo, grazie, ci vediamo a Palermo e a Roma, grazie a tutti. Prego. Abbiamo fatto insieme questo convegno a Palermo su media e omosessualità, transessualità, per sensibilizzare gli operatori dell'informazione e dire loro che il Pride e tutte le manifestazioni all'atere non devono essere raccontate scivolando nelle morbosità. Io chiedo a te di fare un ulteriore appello in questa sede, perché io sono giornalista e scrittrice e conosco le difficoltà ai miei polli, come dice Gigliola. Quindi ti invito a rifare un appello perché il Pride venga raccontato come Pride, come vita di omosessuali, transessuali, friendly, di tutti i giorni e non attraverso le morbosità oppure attraverso solo esclusivamente il fenomeno delle nozze, che per carità è un diritto da conquistare, però secondo me non ci rappresenta esclusivamente. E ti chiedo anche di dirmi che cosa è successo da quel convegno fino adesso, cioè la stampa si è svegliata, ha sentito quell'appello, o la stampa locale, oppure invece stiamo aspettando di vedere i risultati? Sì, prima di farti rispondere vorrei chiedere anche a Leila Dayanis se può avvicinarsi e fare un saluto, perché non abbiamo avuto nessuna persona trans a questo tavolo. Leila con l'associazione Libellula è una delle componenti importanti del comitato di Roma e mi sembra giusto dare una parola alla questione trans, che dico sempre io è trascurata. Scusatemi se diciamo cambiamo, aspettiamo un attimo la risposta, ma credo sia fondamentale. No, volevo dare un saluto veloce. Io faccio parte di un'associazione che si chiama Libellula e che adopera dal 98 e io prima di lavorare con Libellula abbiamo lavorato nel Mario Mieli. La mia scuola è stata il Circo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, perché credo che è stata una delle prime associazioni veramente di occuparsi del problema delle lesbiche, dei gay, dei bisessuali e delle persone transessuali. E volevo solo ricordare una cosa, che se ne parla molto poco e mi piacerebbe anche che il giornale parlasse, che l'Italia è il primato nel mondo, è il quinto posto di assassini e omicidio verso le persone omosessuali. È il secondo dell'Europa perché vince solo la Turchia, e il primo della Comunità Europea. Per cui dobbiamo fare qualcosa per fermare questa violenza, che molte volte noi lo sappiamo solo perché vengono citati in cronaca nera. Noi saremo al Pride, saremo sempre in tutti i Pride e saremo insieme a lottare fino alla morte. Grazie. Grazie a Leila. Ricordiamo che parte importante dei nostri documenti politici riguarda proprio le persone trans, sia
per quanto riguarda la sicurezza, ma l'accesso al lavoro, la questione del nome, sono questioni che la stampa spesso dimentica e che sono parte di quella rappresentazione vera che giustamente ci si invitava a consigliare e a invitare. Colgo l'occasione anche per aggiungere i ringraziamenti a dei partner che sono stati importanti a fianco del Palermo Pride nazionale, che sono Confindustria, la Lega Coop, che ci hanno dato veramente un sostegno molto importante. Questo a dimostrazione anche del fatto che il Pride è una importante occasione anche per far aprire relazioni importanti anche col tessuto produttivo, economico dei territori in cui queste manifestazioni e questi grandi eventi anche culturali, perché poi anche questo naturalmente rappresentano. Io mi auguro, per rispondere a Delia, che i giornali non scrivano semplicemente solo, per quanto è importante, della manifestazione del 22, ma che seguano anche gli eventi che arriveranno, ci porteranno al 22, perché come dicevi tu giustamente, bisogna raccontare quella che è la realtà, la società italiana, la vita delle persone omosessuali e transessuali, le tante battaglie che si stanno portando avanti nel mondo del lavoro, quindi con i sindacati. Ringrazio anche la CGIL, perché comunque ci sarà anche la CGIL al Pride nazionale, faremo un importante convegno su discriminazioni e lavoro, e quindi narrare tutto quello che è oggi un movimento fatto non solo da persone omosessuali e transessuali, ma un movimento di cittadinanza, di cittadini che ha messo tra i primi punti di questo paese l'avanzamento sui diritti civili. Quindi è importante raccontare tutto questo, perché vogliamo uscire anche da una retorica vittimistica della vita delle persone omosessuali. Ci sono naturalmente tutte le cose che sappiamo, le difficoltà di un paese ancora omofobo per tante ragioni, ma c'è anche una portata di vita, di cambiamento e di orgoglio, diciamo noi, che è invece la marcia importante per far andare avanti questo paese. E quindi grazie a tutti per questa collaborazione, soprattutto ai colleghi della stampa. Grazie. Grazie a tutti e a tutti. E buon Pride a tutti. Arrivederci a Palermo e a Roma.